Vieni pezzettoso, vieni. Sono un vero nerd, vedo solo in 8 bit come vecchi videogiochi. 3, 2, 1, vai. Ah, bentornati a Casual Nerd. Finalmente, finalmente. Siamo spariti per un po', eh. Dove sei stato? Ho avuto freddo. Quanto freddo? Ma tanto freddo. Criogenizzato, direi. Ah, beh, ma abbiamo un contributo video. Certo, ecco da dove siamo usciti. Vediamo un po'. Abbiamo avuto tempo per pensare. Sì, quanto? Un 200 anni più o meno. Ma sì, più o meno. Più o meno, più o meno. Se andate a vedere l'ultima data dell'ultima release, esatto, su era datato 200 anni. Allora, se vi è piaciuta questa intro, mettete un like e seguiteci. Esatto, campanella, e like. Poi, sai che la maggior parte di quelli che ci guardano non mettono like e non segnano la campanella e poi... Mi sembra di essere Geo Pop in questo momento. Esattamente. Se tutti quelli che seguono questo video mettessero la campanella, noi a questo punto gireremmo con una Bentley e invece no. Esatto. Grazie per lo sponsor. Esatto. Perché siamo tornati? Perché abbiamo voglia di parlare di videogiochi. Videogiochi è un'arte. Cioè, ma non solo. Ma non solo. Ma non solo. Solo. Però è proprio una roba che l'arte del gaming mi sta affascinando. Mi sta facendo arrabbiare, ma mi sta affascinando. Perché ti fa arrabbiare? Allora, c'è una questione che vorrei porti in questo, dimmi, in questo preciso istante. Dimmi, io mi appoggio qua. Appoggiati perché è impegnativa. Sono pronto. Noi stiamo per vedere un giocone. Sì. Si può dire che è un gioco rivelazione. Sì. Un gioco che ha venduto 1 milione di copie. Cavolo, ma è fatto da un team grosso? È fatto da una persona. Porca miseria. Da signor Magic. Magic di cognome? Sì, di cognome. Johnson? No, non è Magic Johnson. Ma non diamo subito tutte anche le indicazioni. Non diciamo quello molto. Che mi viene da ragionare è la domanda che ti voglio porre. Vai. Uno sviluppatore crea un titolo che fa 1 milione di copie. Bravo. Un team di sviluppatori fa un gioco che vende 1.300.000 copie, che si chiama Alan Wake 2, e non riescono ancora... Gran figata comunque. Gran figata, cioè, assolutamente. Ma non hanno ancora saldato le spese che riguardano il marketing e lo staff, licenziando un sacco di persone. Certo. Quindi, la domanda che viene da porre è, ma è così necessaria questa caccia alla super mega grafica, alla AAA, o forse stiamo cercando qualcosa che ci faccia divertire e che ci piaccia a livello estetico, va bene, ma soprattutto di gioco? Questa direi intanto di fare una bella cosa del tipo, lasciateci un commento, cosa ne pensate voi, cari miei. E detto questo, non lo so, io ti dico, io mi sono avvicinato a quello che state per vedere con un po' di dubbio inizialmente, proprio perché avevo letto qualcosa del tipo ci lavora una sola persona praticamente, quindi fondamentalmente non mi aspetto grandi risultati. E poi invece, grande sorpresa, quindi non so se questo qua è un fenomeno o chi ha dentro uno staff da magari 100 persone, 50 persone, cosa sono, magari non aveva tutto questo, magari non hanno preso gente, ma una manica di incapaci. Non è l'unico titolo che ha fatto questi numeri, ma ecco Manor Lords. Ecco qua, Manor Lords, che è un gioco dove fondamentalmente dovete impersonificare un lord, un signorotto locale. Qui esempio stiamo facendo il profilo, noi lo chiamiamo ovviamente Ott, che è un nome un po' che non ho mai sentito, ammetto. Ma l'abbiamo chiamato Sir. Occhio. Occhio, perché sai, qui c'è, questo è il momento del dubbio. Come lo chiamerò? Una parolaccia? No, Geppetto. Sir Geppetto, con quella faccia da vinazzato che potete vedere lì. Perfetto, potete disegnarvi anche il vostro stemma araldico. Molto carina questa cosa, perché le possibilità di personalizzazione sono tantissime. E poi potete scegliere se fare la campagna dove dovete far semplicemente crescere il villaggio, quella dove dovete combattere anche qualche battaglia, o quella dove dovete praticamente conquistare l'universo a suon di spadate e forconi. Quindi io sono andato di pace. Facciamo crescere la città. Ottimo. Quindi è un gestionale. È un gestionale. Manor Lords è un gestionale. Sì. La grafica è al medioevo. Esatto, è 1300 dovrebbe essere come più. E la grafica, ragazzi, è secondo me una delle sorprese di questo titolo. Adesso lasciando stare, è una delle sorprese di questo titolo, perché potete partire da molto lontano
e avvicinarvi veramente andando anche a controllare, ecco, potete andare molto lontano, questa è la nostra regione che ci è stata assegnata con le risorse, ma possiamo andare a zoomare e ricordiamo che sta girando sempre sulla 1050, quindi non schede video spaventose. Ecco, qui ad esempio le strade le potete creare senza costo di risorse, quindi potete, è strade fondamentale battute, quindi certo, solo per il momento sono solo strade fangose. Come hai trovato la gestione, scusa se ti interrompo, vai, la gestione della creazione delle strade? L'hai trovato semplice? No, molto comoda, molto flessibile, e gli edifici intanto seguono le strade. E se poi vedrete più tardi, se costruite un lotto dove costruire, ad esempio, predisponete un lotto dove costruire, ad esempio, le residenze, seguirà la forma della strada. Questa è una grandissima figata, perché fondamentalmente potete dare le forme, non c'è spazio sprecato, come in altri giochi. Ecco, noi possiamo andare veramente a zoomare, molto vicino, adesso qui ho accelerato perché altrimenti... Sogniamo i ritmi veramente medievali. Sì, ecco, attenzione, è un gioco lento, non è un gioco... Se vi piace Fortnite, questo gioco non vi piace. Cioè questo è un gioco lento, riflessivo, tranquillo. Se lo giochi a questa velocità, sì, diventa un missile, però non vedete qua per costruire in fretta il granaio, tutto. Il magazzino. Ma perché mai fare questa cosa? È un gioco rilassante, vi mettete in pantofole, vi tenete la vostra cioccolata Chobar e vi mettete molto tranquilli. Sponsor Chobar. Non riconosco. Ad esempio, qui sto vedendo che le persone assegnate alla raccolta dei tronchi posso proprio vedere dove sono in quel momento, cioè dove si trovano fisicamente, è molto realistico su sta cosa. Cioè l'omino va nel bosco, abbatte l'albero, ci mette del tempo, poi trascina il tronco, cioè c'è tutto. È molto simile, adesso ecco, sono fan di questo genere qua, mi piacciono abbastanza, mi viene in mente Tropico per esempio. Ecco, ad esempio, guarda un po' qua, ho creato ho stabilito un terreno per la creazione di residenze. L'hai proprio disegnato tu tra l'altro? Sì, e lui ha seguito la strada, che avessi fatto una strada da pazzi, l'avrebbe fatto. Qua ad esempio... È leggermente obliquo, vedo, quindi sì, è proprio segui... È libero, tu puoi... Oppure, ad esempio, qua, altra cosa molto realistica, vuoi fare un pozzo e lui ti dice dove c'è sotto la vena con la vena, la falda. Non è che l'acqua la trovi da tutte le parti. No, certo, l'acqua, d'altra parte, l'acqua non sta ovunque. Questo gioco è in Early Access, cosa vuol dire fondamentalmente? Che il programmatore l'ha messo disponibile per tutti noi, poveri comuni mortali, ma non è ancora finito. Cioè ti dice, attenzione, che questa, non so, questa caratteristica è ancora da implementare, quest'altra caratteristica va ancora finita, eccetera eccetera. Altro, un gioco disponibile su Game Pass, so di per certo, può essere, che sì, l'ha rilasciato su Steam, esatto, dove e su Steam è il record, tra l'altro, mi pare. Ecco, voi potete anche un milione di vendite, abbiamo detto niente. Qui potete anche diventare voi, cioè il nostro Sergio Eppetto, che in realtà era pelato e con una cotta di metallo, adesso qui è diventato una specie di... Ah, perché si è imborghesito nelle scene in mezzo alla... Esempio, qua il nostro Sergio Eppetto sta cercando un bagno, dice, non ce la faccio più, signora, mi può gentilmente far entrare? Nessuno mi fa entrare, anzi esce. Esce perché non sei gradito. No, esatto. Però ho scoperto che nel Medioevo la gente aveva il bagno in giardino. Eccolo là. Ecco. E quindi il nostro amico con questa cappa di grandissimo pregio è andato in bagno. Se avete una casetta nel vostro giardino di quel tipo, potete... magari non è degli attrezzi, ma è un bagno. Esatto, attenzione a lasciare l'attrezzo. Ecco, attenzione, qua adesso saltiamo un pochino avanti a una partita decisamente più avanzata. Tipo questa che ho mandato avanti per un po' di tempo, dove ho creato un villaggio da quanti? Da 130 persone, c'è la chiesa, ci sono le fattorie, potete creare i campi. Adesso guardate che questa zoomata, questo è un campo di, mi pare, di lino, se non dico una fesseria. Wow. E puoi andare veramente dentro il campo, bellissimo. È molto bella, la grafica è veramente bella, ragazzi, e gira comunque decentemente, senza avere un PC della NASA. Una Real Engine 5, questo? Sì, esatto. È molto realistica, ci sono delle pendenze. So come dite, ma si vede proprio qua, in questo caso qua, si vede proprio che non è piano. No, vede, no! La terra ha forma, la terra prende esatto. forma. Esatto, e tu quando fai un'attività, ad esempio, non so, costruisci la birreria, boom, tu ogni volta che assegni un personaggio, tu non stai assegnando un omino, ma stai assegnando una famiglia di più persone che lavoreranno in quel contesto. Proprio come è strutturata la società medievale. Ci sta, se qualche collega medievalista mi vuol dire no, non è così,
ci lasci un commento, chiaramente. E certo. Però dice... se non sbaglio c'era il grande feudo che assegnava... Se poi non c'era il grande feudo, lasciate un commento anche per quello, giusto? Poi dopo sono sviluppate le città. Ecco, però... guarda qua. Questo lo... medievalistiche. Esatto, che ci ammazzano. Esatto, che c'è il commento scritto siete delle bestie. Venire qua da vedi, segue la strada. Questo è il lotto per le case, vedi? E segue la forma. E quando gli dici, ok, costruisci... Wow, guarda lì, ha preso proprio la cupola. È molto carina sta cosa. Ecco, l'unica cosa che non ho... oppure qua, guarda, qui ho una forma molto irregolare, guarda. Il bosco non te la batte? Non mi abbatte il bosco, volendo, perché... Puoi scegliere tu se abbattere. Esatto, puoi sfruttare al 100% il territorio. Vedi, quelle sono le famiglie assegnate, adesso ne ho tolta una perché non ne avevo libere, perché le famiglie non assegnate sono quelle che poi vanno a fare la costruzione, a trasportare magari il legname. Quindi non ne avevo nessuna assegnata, ho detto, ciao, andate a costruire queste case perché altrimenti non ce la caviamo. Come hai trovato l'accessibilità al gioco? Hai trovato difficile? Hai trovato dei momenti più complicati, meno complicati? Allora, il gioco secondo me è abbastanza semplice, non è una roba folle. Dopo... mezza partita hai capito come gira, però alcune dinamiche sono un po' toste. Per esempio, io ho trovato molto difficile la gestione dell'esercito. Quando ho provato a muovere i personaggi per evitare che mi conquistassero la terra, ecco, ho trovato un po' di difficoltà. L'ho trovata un po' difficoltosa come cosa, non mi è sembrata semplice, però anche lì non mi ci sono messo tantissimo. Ho usato più la modalità creativa, relax, perché sono un pigro. E invece procacciarsi il cibo, cioè i cittadini devono... Sì, devi raccogliere le bacche, devi andare a raccogliere per esempio la selvaggina, carino, fatto bene, ma ogni tanto sembra un po'... sembra che gli omini siano un po' così, un po' tonti, non vanno a raccogliere bene, ci mettono tanto tempo e ti ritrovi con l'indicatore del cibo praticamente a pochissimo, a zero. Okay. E la gente inizia a aver fame e la tua approvazione scende. Cioè è un gioco complesso comunque a tante cose... E tornando al tuo discorso iniziale, è pazzesco che non sia fatto da un team di tante persone, non dico mille, però tante. Ecco, qui salutiamo il nostro Sergio Eppetto, che osserva i suoi campi, tanto che notate i riflessi sulle pozzanghe molto carini, guarda, a parte che cammina sull'acqua. L'hai fatto, vabbè, la roba lì sono ancora dettagli. Guarda la luce del sole dietro. Sì, è sollevato dal terreno, però siamo su dettagli di una preview comunque. Sì, ha un sacco di... Quando mettete questa funzione, fondamentalmente di solito il gioco ti dice attenzione perché è una funzione ancora da completare. Questo era Manor Lords. Lasciateci un commento se non si dice Manor, ma si dice Menor. Il figlio di Giulio. Lasciateci un commento comunque, che fa sempre bello. Tanto noi, ecco, una cosa che non abbiamo detto, che da quest'anno noi rispondiamo a tutti i commenti. Sì. Perché invece in passato... rispondevamo uguale. Uguale, quindi adesso rispondevamo, ma con modi garbati e gentili. Sì, esatto, modi garbati e gentili, anche perché l'esperienza nel volto ci ha cresciuto. Ma senti un po', ma io vado subito al dunque, io vado subito al sodo. Hai visto la serie di Fallout? Sì, ho visto la serie di Fallout. Ah. Sono un sacco di riflessioni da fare a riguardo serie Fallout, ma ci perderemo, magari dedichiamo poi una puntata. Cioè, la domanda che sta facendo tutti è, perché il Ghoul non ha più il naso? In realtà ho visto veramente articoli dicendo ma che parlano di questa cosa, come mai il Ghoul non ha più il naso? Ma davvero è la prima cosa che ti viene in mente in tutta la serie. È lo stesso motivo per cui l'ha perso Michael Jackson quella volta. Ah, la chirurgia è plastica. Ah, e pensa che pirla. Io stavo pensando che fossero radiazioni. Pensa che scemo che sono. Io l'ho vista sì. Tu l'hai vista sì? Io l'ho vista sì. Quindi, voto? Ma basta vedere, il voto è dato dalle vendite di Fallout che ha ricominciato a fare. Sì. Cioè, questa roba qua è interessantissima, perché adesso Giulio ti faccio questa domanda qua. Vai, fammi la domanda. Ma Fallout non è la prima serie legata a un videogioco che funziona? Cioè, non è la prima volta che... Con Last of Us è bella, è fatta bene, esatto. È piaciuta. E anche Last of Us infatti ha venduto un sacco di copie, sì, con l'uscita della serie. Però d'altro canto io ti ricordo un film fatto, tratto da un videogame, tratto da un gioco che a me in realtà piaceva molto, visto che sono un po' vecchio, ed era Alone in the Dark, che se te lo ricordi bene... era basato sulla storia di questo detective che doveva svelare dei misteri molto lovecraftiani, quindi molto molto bello per chi conosce l'autore. E il film, quando è uscito al cinema, mi sono andato a vederlo sfiduciosissimo, pieno di speranza, e mi sono trovato davanti a un film
spara tutto praticamente, gente che picchiava a manetta, non c'entrava niente. E ho detto, è un bel film? Sì. Vale i soldi il biglietto? Sì. C'entra col gioco? No. Proprio no. Allora, zero. Visto che siamo andati a questa roba qua, che a me è un po' dai la messa, essenzialmente ci fare. Se vi interessa questo tipo di argomento legato alle serie TV, legate ai videogiochi, i film legati ai videogiochi e non so se c'è la controparte, ma poco importa. E i videogiochi legati ai film. Esatto, i videogiochi legati ai film, oppure anche i film legati agli anime, visto che, perché poi anche qua ci sarebbe da aprire diverse cose. Fatecelo sapere, perché sicuramente ma dove ce lo possono far sapere? Via mail? No? Commento, qua sotto. Qua potete lasciare dei commenti. Per chi non lo sapesse, adesso facciamo finta per un attimo che qualcuno abbia vissuto in una grotta negli ultimi 200 anni, tipo noi in realtà. Qual è il come dire, l'evento scatenante per giustificare la saga di Fallout? Per chi non lo sapesse, è una guerra nucleare, quindi guerra nucleare. Intesa a livello di videogioco, se è ben chiaro. Chiaro, diciamo, certo, uno scontro fra alcuni paesi del mondo, probabilmente tutti i paesi, la storia non è forse chiarissima sotto quell'aspetto, perché ho letto un po' di dichiarazioni che dicono ma forse in alcune zone del mondo non c'è stata, in altre zone sì. Comunque, dal nostro punto di vista sugli Stati Uniti, c'è questo conflitto mondiale incredibile nel 2077, ok? Che ovviamente non lascia grande scampo a nessuno, perché ripeto, si parla di ordigni nucleari, una cosa veramente pazzesca, come ad esempio quelli che abbiamo utilizzato in Minecraft per questo video. Ed eccoci qua. Oh sì, come promesso. Sì, allora, come promesso, questo è dove potremmo essere? Potremmo essere in una zona non so, dell'Alaska, gli Alpaca. Vediamo un po' se sono degli indizi che ci danno qualcosa. C'è una scritta Indios che Indios mi fa già un po', già porta sicuramente nella zona di là del mondo, nel senso. Sì, cioè tipo abbiate grasso, esatto. Magenta, quella zona lì. Esatto, Busterlengo. Esatto, crostolo anche, salutiamo. Ma gli invece amici di crostolo. Sono ci sono degli asinelli però, degli asinelli, tra l'altro, se ricordo bene. Guarda, ecco, un paio di vegnate. Il pelo arruffato sono degli alpaca, si vede. Ah, ok. Non sentivo l'odore, perché questi video non sono in odorama. Esatto. Allora, qua è la vendetta finalmente verso tutte le creature che ci hanno rovinato le partite di Minecraft, ovvero streghe, pillager e creeper, che sono tutti rinchiusi in quella prigione sovraffollata. Su una catasta di circa, ho fatto il conto, più o meno saranno 44-50 mila blocchi di TNT. Non è badato a spese. Mi piace esagerare. Non salire sulla pedana. E giustamente sopra, no. Immediatamente. Cioè, ma è un test per controllare che funzioni. Ok. E infatti non funziona. Perché? Perché ho dimenticato di mettere dei cubetti in fondo, dei blocchi di TNT. Quello è un gatto? Sì, c'è okay. Un gatto. Perché questo blocco, questa catasta è stata costruita letteralmente in mezzo a un villaggio, quindi mi sento un po'... Infatti il titolo di questo filmato era Minecraft Oppenheimer, era per creare... Ah, giusto. Stato un film bellissimo. Sono quasi curioso di sapere dove ci porta, quindi, il finale di questo Puoi intuirlo, con un pochettino di... Ecco qua, adesso... Quindi quella lì sarebbe la miccia. L'innesco, diciamo, esatto, l'innesco. E questa era la pedana di sicurezza, chiedo, non avevo calcolato però. Ovviamente. Io chiedo perché vedo portale dall'altra parte, ma sì, non sì, chiedo, scopriremo poi. Scopriamo. Cosa stai facendo? Un fuoco d'artificio per festeggiare l'inizio di questo ritorno di Casual Nerd, okay. E quindi un paio di fuochi d'artificio li fai e sali sulla pedana. Ma quel signore era sotto? Non è nella posizione giusta, mai. Diciamo che... Poteva spostarsi. Non succede niente, un'altra volta. No, probabilmente è guasto, è rotto. Ho rotto internet, ho rotto Google. E invece... quel pastello rosso che è in mano. Bello, eh? Sì. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Ecco qua! E invece è partito! È partito... Ma non è partito... È partito il mio computer. Il tuo PC è partito. È partito... È partito malissimo, tra l'altro, perché posso assicurarti che la ventola della scheda video era incandescente, era luminosa a un certo punto. Qui stiamo viaggiando più o meno performance, in modalità performance eravamo più o meno a 3 fotogrammi al secondo, come potete notare. Guarda come ti vengono addosso calma questi barili TNT. Sì, ovviamente qui stavo cercando di muovere anche il mio personaggio, ma non riuscivo perché... Ecco lo scatto. Fotogrammi. 3 fotogrammi all'ora.
scatto incredibile quello che ho appena fatto. Infatti stavo valutando l'acquisto di una 4090 Super Ti solo per GT, solo per questo, esatto, per tirare. Delle buone idee, Mi piace spendere bene il mio tempo. E tra l'altro, ecco, la tua pedana però è rimasta. La pedana è rimasta perché era fatta di ossidiana e protegge da, ecco, uno dice ok, è finita, non sono esplose tutte quelle parti. Infatti. E invece guarda, se mi avvicino, e lì ormai qualche anno di esperienza sulla distruzione, è ancora lì tutto che sta esplodendo. Compaiono come coriandoli i blocchi dei tenetti. Cazzo, a carnevale. Esatto, Rio de Janeiro. Okay. Catastrofe totale. Un pavone compare, lo compare. Esatto. Potete fare una clip e mettere un pavone. Perché un pavone proprio? Per creare la situazione a Rio de Janeiro. Allora va bene, un cesto di frutta in testa che fa. Che 3 hours later. Intanto qui continua, notate che è tutto fermo. Cioè non ci si muove dai 3 fotogrammi. Non so se neanche siano 3 fotogrammi al secondo, penso meno. Non so quanti fotogrammi abbiamo. Guardando i secondi. C'è da dire che la mia scheda video è una 1050. È datata. Quindi non chiediamo troppo. Ma noi diamo posto alla scheda di 1050, certo. Apposta. Ma infatti il prossimo video di Catastrofe su Minecraft, perché ci piombano addosso cose. Esatto, lo faremo girare su un vecchio Game Boy monocromatico per vedere cosa succede. Ecco, qui è una tempesta di blocchi TNT che mi fanno tanto malissimo. Il mio personaggio ormai è tumefatto. Ma pensavo che fosse finito. No. Chiedo. Non anche io sono l'inesperto del caso. Ecco, no, quindi... sono invincibile, perché ho modalità creativa. Ok, qui il discorso che io pensavo fosse finito, invece è ancora lì che sta esplodendo roba. Solo però che non riesci a muoverti. È un po' meglio perché ormai qualche miliardata di cubetti sono andati. Tanto qui, è guarda che roba, è bellissimo. È come quando, sai, in primavera ci sono i pioppi che volano. Sì. Ecco, meno male che uno non è allergico alla dinamite. Perché sei in modalità creativa. Sì, però intanto sto distruggendo la calotta polare e spostandomi ancora pezzi che stanno volando, perché ogni cubetto lancia in giro un altro cubetto. Quindi in realtà tra l'altro guarda come si sfalda tutto tanto il ghiaccio. Sì, sembra sì, veramente. Guarda, pezzi ovunque. È molto contemporaneo, tra l'altro, questo video con lo sfaldamento del ghiaccio. Esatto, in realtà è un video di denuncia proprio sponsorizzato da Greta Thunberg. Sì, sono tanto pezzi che cadono in posti assurdi. E ti dirò di più, in alto, sopra mi pare quel... No, Greta. Esatto. Sopra quel picco c'era un blocco ancora di TNT che avevo messo. No, non serve, guarda perché. Perché intanto era lì che esplodeva. Ti assicuro che anche una certa soddisfazione quando vedi volare sta roba, perché è infinita, continua. Cioè questo video dura 30, 40, 80 minuti e sono tutti di distruzione. Adesso mi spostavo, tornavo in zona villaggio. Ogni sono ancora pezzi che volano in giro. Sì. Guarda, questa roba è molto interessante. Sembra di volare nel cielo, nella notte in cui fanno i fuochi d'artificio. Esatto, ma tu sei dentro i fuochi. E ti stanno scoppiettando addosso. Oppure. Esatto. Fantastico film Dunkirk. Certo, no? Cioè il pilota che casualmente vola, film sempre di Nolan. Quindi. Le situazioni che fanno situazione. Ecco. Questa è la, e continuano, Adesso vai anche lì. Una situazione disastrosa, una situazione veramente disastrosa. Diciamo che abbiamo allargato tantissimo il nostro livello culturale grazie a questo. Certo. Grazie a questa visione. Certo. C'è chi fa video, non so, io ho visto dei video di Minecraft bellissimi di gente che costruisce addirittura dei processori funzionanti per giocare a Minecraft. Cioè fanno girare Minecraft in Minecraft. C'è gente veramente con un tasso culturale atomico. Sulla calcolatrice ho visto. Ma c'è gente che ha fatto un processore che fa girare un Minecraft dentro Minecraft, cioè una roba indescrivibile. Ecco, per esempio, insomma, tutto quello che abbiamo utilizzato in Minecraft è niente. Quanti blocchi erano? 44.000, 50.000. Il mio computer ancora lì che gli sta contando, raccogliendo i pezzi vari della ventola. Con un abaco per esatto, perché esatto. E fondamentalmente niente rispetto a quelli che sono stati rilasciati dalle potenze coinvolte nel conflitto del 2077 in Fallout. Ma tutta questa roba di Fallout mi sta facendo venire una voglia pazza. Sì, di far cosa? Mi sta facendo venire una voglia pazza. Di una Nuka-Cola. Una maglietta fantastica. Facciala vedere, momento maglietta. Attenzione. Mamma mia, tu sì che sei veramente il re del teasing. Vai, perfetto. Se volete proseguire questa conversazione legata alle serie TV, i film legati al mondo dei videogiochi, tra cui appunto Fallout, ci vediamo alla prossima.